serie di stagioni importanti della Carrera Cup dal 2008 e proprio dalla Carrera Cup proviene Giannoni. Buone soddisfazioni dato lo scorso anno con il debutto avvenuto a Vallelunga nel Ferrari Challenge e grandi ambizioni per questa stagione che affronta con il moto piacendo, missione completa che ovviamente auguriamo ricche di soddisfazioni. Parte in posto titolo in questa gara con Giannoni, al suo fianco un altro pilota interessante, questo Basson, un pilota russo del Ferrari Team Mosca, che è capace di fermare i cronometri con 52.986, una prestazione molto importante che porta appunto il russo in prima fila. Ovviamente da seguire con particolare attenzione anche Giacomo Carlo Strada, il torinese del Team Forza, 35 anni, un gentleman driver che nasce come pilota sportivo, come cliente Ferrari, qualche giro in pista con la sua quarta aperta spalla, poi la voglia di provarci in maniera più completa con il debutto assoluto del 2007 a Monza, qui a Monza il debutto assoluto di Giacomo Carlo Strada, ma dallo scorso anno una crescita importante, diversi podi, è stato sul podio nel 2011 sia a Sette in gara 1 che in gara 2, ma anche ha fissato questo bel risultato in gara 2 al Mugello. Prima vittoria in gara 1, parte dalla seconda fila e sicuramente ha già assaporato questo bellissimo sapore Strada, per cui proverà a centrare ancora questo risultato. Vincitore, lo ritroviamo delle finali mondiali del corso anno del 2011, in gara unica e poc'anzi ha completato, conquistando anche la prima vittoria in campionato. Sempre procedendo il ritroso con il numero 162, un pilota portoghese che ha debutto assoluto del Ferrari Challenge, proviene da Lisbona, ha 39 anni, un debutto a Monza con la 458, una grande emozione per lui, tra l'altro un'ottima qualifica per Francisco Guedes, una storia particolare, è stato con il kart nel 1950, si è trasferito in Inghilterra per provare anche l'esperienza tecnica, ha lavorato con il Mansell in Formula 3. Poi è stato in Portogallo, ripreso la città che è la decisione di portarsi, poi si è dello schieramento, però 102, pilota ormai